Ciao amici di YouTube, oggi vi propongo un video in cui parlo dell'effetto stroboscopico e in cui faccio un paio di esperimenti che riguardano appunto questo effetto. Buon divertimento! Ho stampato questi due dischi che sono dello stesso diametro che ho misurato attraverso AutoCAD, dello stesso diametro di questo disco della smerigliatrice per poter montare appunto sulla smerigliatrice e fare girare a velocità variabile. Il diametro è 75 mm e mi è venuto stampato perfetto. Quali sono le caratteristiche? Questo disco presenta la stessa immagine ogni volta che fa un giro completo e il nero ritorna al suo posto. Quest'altro disco invece presenta la stessa immagine ogni volta che si fa mezzo giro e i due neri si scambiano, i due bianchi pure. Quindi per l'effetto stroboscopico questo rimarrà fermo quando la velocità di rotazione di un giro intero è uguale alla frequenza di lampeggio della luce, mentre quest'altro avrà praticamente risulterà fermo per effetto stroboscopico quando mezzo giro corrisponde alla frequenza di lampeggio della lampada, quindi sostanzialmente quando la velocità di rotazione è la metà di quest'altro. Questo disco risulterà fermo con una frequenza di 100 Hz, cioè 100 pulsazioni al secondo, quando la velocità di rotazione sarà 100 giri al secondo, che siccome in un minuto ci sono 60 secondi, sono 100 per 60, 6.000 giri al minuto, quindi una velocità molto alta. Per riuscire a vedere fermo il disco anche con velocità inferiori, precisamente la metà, si può usare quest'altra immagine, che come detto prima risulterà uguale 2 volte ogni giro, quindi una volta ogni mezzo giro, quindi con 50 Hz, che sono in realtà 50 Hz è la pulsazione, cioè la frequenza della rete, ma la frequenza di lampeggio della lampadina, siccome avviene ogni semiperiodo, sarà di 100 Hz. Per cui con 100 Hz questo rimarrà fermo sostanzialmente quando la velocità di rotazione dell'albero sarà di 50 giri al secondo, pari a 50 Hz tra l'altro. Comunque 50 giri al secondo equivalgono a 3.000 giri al minuto, quindi quando vedremo fermo questo oggetto, ovviamente sarà un fermo apparente, mentre ruoterà, in realtà a 3.000 giri. Questo sistema si può utilizzare sia per misurare la velocità di rotazione o per averne un'idea, ma anche per misurare lo scorrimento nei motori asincroni, perché lo scorrimento si discosta, ad esempio, per un motore a due poli si discosta di poco da 3.000 giri, quindi si potrà vedere un moto apparente in senso antiorario se l'albero ruota in senso orario. Ma veniamo alla pratica, ritagliamo i dischi, proviamo a farli ruotare sotto una lampada alimentata a 50 Hz che lampeggerà quindi con una frequenza di 100 Hz. Per fare questo esperimento ho utilizzato niente di particolare, anzi ho utilizzato una lampada LED che è sostanzialmente difettosa, nel senso che è una lampada LED economica che ha molto flickering. Sembra una luce costante, ma se la inquadriamo col telefonino, questo è un esperimento che potete fare anche con le vostre lampade LED che avete in casa, vedete come si ha un effetto appunto di flickering, cioè di lampeggio. È dovuto al fatto che la luce non è costante, ma aumenta all'aumentare dell'intensità della tensione con cui è alimentata. E siccome siamo a corrente alternata, o tensione meglio alternata, 50 Hz, abbiamo due picchi ogni ciclo e quindi sono 100 lampeggi al secondo, e questo ci permette di poter fare questo esperimento con sostanzialmente una luce che è pseudo stroboscopica, nel senso che non è che lampeggia e poi si spegne, ma ha un andamento comunque come se fosse una sinusoidale raddrizzata, una sinusoide raddrizzata. Allora, proviamo a vedere l'effetto stroboscopico con questa smerigliatrice e con questo disco. Questo disco dovremmo riuscire a vedere fermo di nuovo il disco quando ci saranno 3.000 giri al minuto, perché farà praticamente mezzo giro 100 volte al secondo, ovvero un giro 50 volte al secondo.
aumento la velocità pian piano fino a che vedo l'effetto stroboscopico. Ci siamo quasi, ecco, così ancora meglio, e troppo. Praticamente se giro più piano i 3000 giri al minuto c'è un moto parete in senso orario, guardandolo da questa parte, e invece se va più forte è il moto parente in senso antiorario, perché effettivamente sta girando appunto in questo senso, senso antiorario. Quindi cosa posso fare per tenerlo fermo? Lo faccio girare un po' più forte, il motore a vuoto, lo freno leggermente e posso arrivare esattamente, vedete, adesso completamente fermo, sono 3000 giri al minuto. Se vado, freno un po' di più, gira in senso orario, se lo lascio andare un po' di più, gira in senso antiorario. Ovviamente un moto apparente, in realtà in questo momento siamo attorno a 3000 giri al minuto, quando è fermo esattamente 3 giri al minuto, cioè 3000 giri al minuto. Ecco, 3000 giri al minuto, esatto. Facciamo ora la prova con questo disco che, essendo uguale solo una volta ogni giro, praticamente ci permette di misurare quando eventualmente si arriva o meno a 6000 giri, e proviamo a vedere, aumentando la velocità abbiamo dei vari effetti, mettendo la velocità al massimo superiamo i 6000 giri. Come prima, per portarlo a 6000 giri esatti posso, mentre è a massima velocità, rallentarlo leggermente e avere un moto apparente, anche un fermo apparente del nostro disco. Per effetto stroboscopico dovuto alla lampada, che è una lampada LED che ha un flickering sui 100 Hz, quindi il doppio della frequenza di rete. E in questo caso è fermo 6000 giri al minuto. Quindi con questo esperimento siamo riusciti a capire che questo strumento riesce a far girare a vuoto il nostro disco a più di 6000 giri al minuto. Ciao, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete domande potete scrivere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video mettete un like, potete iscrivervi al mio canale e ricordatevi di segnare anche la campanella, così verrete avvisati quando usciranno video nuovi. Ciao!